In una democrazia il compito di scrivere e approvare le leggi spetta al Parlamento, non alla magistratura. I magistrati vincono un concorso, i parlamentari invece vengono scelti ed eletti dai cittadini. Ieri alcuni esponenti del Partito Democratico hanno effettuato un sopralluogo nei centri di permanenza per migranti in Albania e, guarda caso, avevano lasciato intendere che sarebbe stata una sentenza del tribunale che avrebbe accolto il ricorso per far tornare i migranti in Italia. Oggi, poche ore dopo quelle dichiarazioni, il Tribunale di Roma non convalida il trattenimento dei migranti in Albania. È una decisione scandalosa da parte di giudici marcatamente politicizzati e militanti. Purtroppo è ormai evidente che una certa parte, pur minoritaria, della magistratura vuole impedire al governo democraticamente scelto dagli italiani di contrastare l'immigrazione illegale di massa. Vogliono abolire i confini e sancire il diritto ad entrare in Italia senza alcun controllo e limite. Con questa sentenza i giudici di fatto rendono impossibili non solo i trattenimenti, ma anche i rimpatri. Questi magistrati politicizzati vorrebbero stabilire che chiunque può entrare illegalmente non può essere trattenuto e non può essere nemmeno rimpatriato. La sinistra parlamentare, che rappresenta la minoranza degli italiani ed è del tutto inefficace in Parlamento, si affida a una parte faziosa e politicizzata della magistratura per contrastare gli interessi degli italiani e l'azione di governo. Tutto questo è vergognoso e da parte dei Fratelli d'Italia ci opporremo con ogni mezzo democratico perché la magistratura vada a occupare ciò che la Costituzione non ha affidato. Le leggi le scrive il Parlamento, la magistratura si affretti a farle rispettare e non a interpretarle mettendosi gli occhiali faziosi della sinistra.